Andiamo a creare un nuovo mondo che sia effettivamente un mondo piatto, quindi scegliamo i blocchi d'erba e andiamo a creare in questo nuovo mondo determinate costruzioni che ci consentiranno di muoverci in una maniera differente rispetto al solito. Intanto andiamo a settare le impostazioni di gioco in modo tale che ci troviamo in modalità creativa, il tipo di mondo è piatto, mostriamo le coordinate. Facciamo in modo che questa parte sia sempre settata in questo modo e a questo punto possiamo andare a fare che cosa? Costruiamo attraverso il nostro code builder una nuova ambientazione. Quindi scriviamo code, ci troviamo all'interno del code builder e creiamo un nuovo progetto. Questo nuovo progetto, ad esempio, lo chiamiamo scale perché vogliamo costruire una scala a tutti gli effetti. Quindi ok, creiamo una scala e vediamo come operare a questo punto. I componenti che ci interesseranno in questa fase sono, quindi, quando arriva il comando scala, a questo punto perché vogliamo costruire una scala, che cosa andiamo a fare? Beh, a questo punto possiamo andare a lavorare con il costruttore, cioè quello che vogliamo fare è far costruire una scala al costruttore davanti a noi. Quindi ad esempio spostiamo il costruttore davanti a noi di, non so, 5 caselle e a questo punto il costruttore che cosa può andare a fare? Qui abbiamo la logica di ciclo, quindi possiamo fare ripeti ad esempio per 5 vo per 10 volte, 5 volte quello che sia. Che cosa? Posiziona un blocco, non so, scegliamo un calcestruzzo colorato ad esempio, un calcestruzzo giallo così si vede bene. Quindi posizionerà il calcestruzzo, dopodiché si sposterà in avanti di uno e in alto di uno, in modo tale che poi possa proseguire in questa operazione per 10 volte. Ora, se azioniamo il play e digitiamo qui scala, quello che otteniamo è appunto una scala sulla quale possiamo salire o scendere. Ora, il punto è che se io adesso digito nuovamente scala, vedete la scala si trova lì sopra. Per quale motivo? Perché in realtà non ho resettato la posizione del costruttore. Per fare questo, quello che posso fare, ad esempio, è una cosa di questo tipo, cioè posso decidere di teletrasportare il nostro costruttore in una posizione specifica. Quindi qui all'inizio posso dire che il mio costruttore si può teletrasportare nella posizione del giocatore nel mondo. Quindi il nostro costruttore si teletrasporterà nella mia posizione, andrà avanti di 5 e poi costruirà la scala. Quindi se io mi sposto da questa parte, ok, e digito scala. Ecco qui la mia scala. Se adesso mi metto in questa posizione e digito scala, la scala si posizionerà in questo modo.